La farò felice, gli promise, mettendosi in piedi come un soldato. Era un uomo di poche parole, abituato a lavorare più che a parlare. Ne sono sicuro, annuì lo zio, soddisfatto di aver raggiunto in meno del tempo previsto il suo obiettivo. Una vigorosa stretta di mano sancì il patto tra loro. E io mi sentii immediatamente esclusa da una decisione che avrebbe dovuto essere anche mia. Non ricordavo più perché avevo voluto che Pasquale si innamorasse di me. Ero spaventata dall'idea di sposarlo. Non sapevo nulla di lui. Avevamo trascorso in silenzio gran parte del tempo che ci era stato offerto per conoscerci. La festa di fidanzamento fu preparata in fretta. Pasquale voleva accorciare i tempi e per favorirci provvide a ogni necessità, intuendo le nostre difficoltà economiche. Tutti i suoi desideri furono assecondati. Volle un ricevimento sfarzoso, con dolci e liquori di ogni genere. Accettò senza obiezioni la dote esigua che Bernardino poté promettergli. Non aveva bisogno di soldi, era abituato a guadagnarseli da quando aveva appena 5 anni. E non erano mai stati un problema per lui. Il nostro matrimonio era l'occasione per potersi imparentare con una donna dell'alta borghesia napoletana. Era attratto dalla mia educazione, dalla passione che esprimevo suonando. Ero per lui un'alternativa a tutto ciò che sapeva del mondo e della vita. Una finestra su una realtà che prima di me non aveva nemmeno immaginato. Ma eravamo due estranei. E non sarebbe stato facile incontrarsi. Bisognava tracciare una strada sulla quale venirsi incontro, inventando una lingua per capirsi. Non ero felice. La felicità non era prevista nel disegno di vita delle donne di quegli anni. Il pasticcere mi lasciò senza parole con un anello sormontato da un solitario di enorme valore. Lo indossai. Facendomi abbagliare dalla sua luce ipnotica, senza pensare a cosa significasse quell'anello al dito. Lui mi prese la mano e incespicò nelle sillabe di una frase d'amore recitata maldestramente. Mi imposi di assecondare gli eventi, senza farmi troppe domande. La mia vita doveva andare avanti. Volevo emanciparmi dallo zio e da Nunzia. Dovevo fidarmi dell'affetto di Bernardino e delle intenzioni di Pasquale, che diceva di amarmi e non mi avrebbe fatto mancare niente. Era presto per capire se sarei riuscita a innamorarmi di lui. Avevo bisogno di tempo. Il matrimonio avrebbe risolto i nostri problemi economici. Poteva essere l'inizio di una vita nonostante i sacrifici da affrontare. Difficilmente Pasquale avrebbe lasciato spazio alle mie ambizioni. Non si era ancora sbilanciato, ma ne ero certa. Avrei dovuto rinunciare al mio sogno di diventare una pianista. Non ci sarebbero stati i tournée, viaggi verso le capitali d'Europa, applausi e fiori nel camerino. Nessuno dei miei ammiratori mi avrebbe spezzato il cuore. Si preparava per me un'esistenza serena, in cui non sarebbero mancati gli agi e le piccole gioie domestiche. Ero confusa. La paura di rimanere intrappolata in un legame a senso unico si mescolava al desiderio di sperimentare una strada diversa. Avevo bisogno di credere che qualcosa di bello fosse in arrivo. Avevo bisogno di lasciare prevalere la speranza. Desideravo la felicità a qualsiasi prezzo.